Ciao a tutti, oggi facciamo la porchetta. Come forse saprete, in Italia esistono vari tipi di porchetta, variano gli ingredienti, varia la concia, varia anche il modo di cuocerla. Nel Lazio, per esempio, esistono due scuole di pensiero, quella che vuole la concia con il finocchietto e quella che non lo prevede. Per esempio, la porchetta di Ariccia è senza finocchietto, andando nel Viterbese troviamo il finocchietto. In alcune altre zone d'Italia, ad esempio, c'è il finocchietto, ma per esempio non c'è il pepe. La porchetta originale ovviamente prevede l'uso del maiale intero dissossato, che viene poi farcito con tutta la testa e viene cotto, possibilmente in un forno a legna, per lungo tempo. La porchetta che si trova più spesso in commercio al dettaglio, oppure quella che generalmente si fa a casa, invece è chiamata il tronchetto di porchetta. Ossia prevede l'utilizzo di un pezzo più piccolo, generalmente la pancetta, con all'interno un pezzo magro, ovvero il lombo, l'arista di maiale. Quello che andremo a fare oggi è appunto il tronchetto di porchetta. Vediamo insieme gli ingredienti. Un pezzo rettangolare di pancetta di maiale del peso di circa 3,8-4 kg, un pezzo di arista di circa 1,2 kg, delle erbe aromatiche, in particolare rosmarino e un po' di salvia, in totale ne andremo a mettere circa 30-40 grammi pulito, non di più, altri 30-40 grammi circa di finocchietto, un olio aromatizzato con rosmarino e una foglia d'alloro e un po' di aglio, degli spicchi d'aglio, del pepe macinato, ne metterò circa 15 grammi, del sale. Sono 100 grammi, ossia il 2% circa della carne, e vi consiglio di non salire mai sopra il 2,5%. 50 ml di vino, del seme di finocchio, dello spago di medio spessore, un ago quanto più grosso possibile per andare a cucire la porchetta. La prima operazione che andiamo a fare è quella di marinatura della carne. Ho preparato quindi dell'olio aromatizzato con dell'alloro, del rosmarino e un po' di aglio, ovvero dell'olio riscaldato a 40 gradi, non di più, in cui ho infuso queste erbe per circa 40 minuti. Posso eliminare le erbe e l'aglio. Vado a unire all'olio un po' del vino, do una leggera mescolata e lascio insaporirsi per qualche minuto. Intanto vado a fare un'operazione preliminare sulla carne, ovvero staccherò una parte della cotenna, perché questa pancetta è ancora con la cotenna, in modo che sia più facile poi arrotolarla. Farò lo stesso da un lato e dall'altro, però da un lato lo farò soltanto per circa una decina di centimetri, da quest'altro lato andrò a staccarne un po' di più, diciamo più o meno arriverò a due a un terzo da questa parte e a un quarto da questa parte. Ci siamo, come vedete, ho staccato la cotenna da un lato per circa una quindicina di centimetri, dall'altro lato mi sono tenuto sugli 8-10 centimetri. Poiché questa parte della pancetta è leggermente più spessa, andrò a fare un ulteriore taglio che mi aiuterà successivamente. Userò questa tasca per avvolgere l'arista. Bene, ora che tutta la carne è pronta, posso andare a prendere la marinatura di olio e a spalmarla sulla carne. Olio aromatizzato con una foglia di alloro, uno spicchio d'aglio tagliato a metà e del rosmarino. Cerco di spalmarlo dappertutto, in modo che la carne
assorba gli odori, si ammorbidisca e sia poi abbastanza unta perché si possano attaccare le spezie della concia che metterò successivamente. Faccio la stessa cosa con il pezzo di arista. Come vedete è un pezzo unico. Ho provveduto a rimuovere le parti di grasso in eccesso sia alla pancetta che all'arista. Bene, ora lascerò la carne in marinatura per circa mezz'ora, anche un'ora. Nel frattempo provvederò a pulire il rosmarino, a lasciare soltanto gli aghi, le foglie della salvia e il finocchietto. Andrò a tritare il rosmarino e la salvia e a spezzettare in pezzi piuttosto grandi il finocchietto. Un'altra cosa che farò sarà ridurre in crema gli spicchi di aglio. Dopo un'ora di marinatura siamo pronti per andare ad assemblare la concia per la nostra porchetta e andare a spalmarla su tutta la superficie della carne. In una ciotola mettiamo tutto il rosmarino e la salvia tritati. Abbiamo detto circa 40 grammi, il sale, il seme di finocchio, il pepe e l'aglio tritato. Mescoliamo tutto, cercando soprattutto di distribuire bene l'aglio, che è la parte più umida di questa concia. Bene, la concia è pronta. Apriamo la carne e iniziamo a spalmarla su tutta la superficie, massaggiando. Mettiamo anche la concia all'interno del taglio a ridosso della cotenna. Da una parte e dall'altra. Una volta distribuita la concia e la volta del finocchietto. Come vedete l'ho tritato più grossolanamente. Anche questo senza trascurare la parte a ridosso della cotenna. Da una parte e dall'altra. Bene, ricomponiamo il pezzo di carne. Assicuriamoci che tutta la superficie sia condita. Posizioniamo l'arista al centro, più o meno dove finiscono i tagli che abbiamo fatto. Se vogliamo possiamo anche fare dei piccoli tagli all'arista, in modo che successivamente il condimento penetri meglio anche nella parte magra. Bene, ora che ho sistemato al meglio l'arista al centro della pancetta, ho recuperato la concia, ho cercato di distribuirla al meglio, posso andare a fare la piega della parte più lunga sull'arista, dando un piccolo giro, ripiego il lembo da questo lato, prendo la cotenna da questa parte, la riporto sul taglio, e vado a stringere fino a che non incontro l'altra parte della cotenna. Ora, qui sarà importante, vedete, si va a chiudere, sarà importante averla ben chiusa, recupero la concia, la metto dentro, averla ben chiusa perché a questo punto dovremo andare a fare la cucitura. Se necessario, ci facciamo aiutare. Se invece siete soli, dovete fare questa operazione da soli, fate come me, ho fatto tre nodi provvisori con lo spago per tenere fermi i lembi della porchetta e ho praticato dei fori
all'altezza dei punti in cui andrò a infilare l'ago, in modo che sia più semplice infilarlo. Ho infilato l'ago da sotto nel primo foro che ho praticato, ovviamente il filo è piegato a doppio in modo che sia più resistente, e procedo con la cucitura. Bene, ci siamo, l'ultimo punto è fissato. Vado a legare lo spago. Ora posso andare a togliere le legature provvisorie. Bene, ora che il banco è pulito, posso andare a fare le prime legature. Faccio una sorta di legatura a croce. A questo punto, dopo aver fatto velocemente un piccolo nodo a croce per tenere ferme anche le punte, vado a mettere la cucitura in basso e inizio con la legatura finale. Bene, a questo punto che la legatura è terminata, la forchetta è ben stretta, la cucitura è sotto, vado a riporla in un contenitore, in questo caso una cassetta, con della carta assorbente sotto, perché la terrò a riposo per qualche ora in frigorifero. In particolare la terrò per circa 8 ore. Quindi l'ho preparata e legata questa sera. E rimarrà a riposare in frigorifero fino a domani mattina presto, quando andrò a infornarla. Infine, come vedete, ho coperto la porchetta con la pellicola, tutta la cassetta è coperta, sia perché non voglio che si asciughi troppo in frigorifero, sia perché comunque c'è tanto aglio, l'odore di aglio è forte ed è bene che non impregni tutto il mio frigorifero. Ci siamo, la porchetta ha riposato 8 ore in frigorifero e l'ho anche riportata a temperatura ambiente per un paio d'ore e adesso sono pronto per andare a cuocerla. Come vedete, la carta non è molto bagnata, quindi non ha perso molti liquidi, però si è sicuramente assestata e sicuramente le spezie all'interno, la concia è andata a fare il suo lavoro e ha insaporito per bene tutte le carni. Bene,
Bene, sposto la forchetta su quella che sarà la mia griglia da forno. Come potete vedere, piazzerò una teglia in basso e una griglia sopra la teglia, in modo che la parte inferiore della forchetta non vada a contatto diretto con la griglia sotto, dove andrò a mettere un po' di acqua. Prima di soffermarci sulla modalità di cottura e i tempi di cottura in forno, due operazioni preliminari. Andiamo a fare dei piccoli tagli sulla cotenna. Bene, come vedete ho fatto i tagli, serviranno per guidare la fuoriuscita del grasso durante la cottura e a rendere croccante la cotenna senza che si ritiri troppo e vada a deformare la forchetta. L'altra operazione che dobbiamo fare è andare a proteggere le punte della forchetta, perché non sono coperte dalla cotenna ovviamente, soprattutto nella prima parte della cottura che sarà un po' più aggressiva. Vado a metterci semplicemente un po' di alluminio. Io aggiungo anche un filo d'olio sulla cotenna e qualche granello di sale. Bene, ora siamo davvero pronti per andare in cottura. Vediamo i tempi e i modi di cottura. Molto spesso abbiamo sentito dire che ci voglia più o meno un'ora di cottura per ogni chilo di carne a crudo per la porchetta. Questo può essere vero, però ogni forno è diverso, le temperature possono variare diversi fattori. Se non avete modo di cuocerla in una maniera un po' più precisa e tecnica, perché il vostro forno non ve lo permette, usate il metodo dell'ora di cottura tenendola sotto controllo. Quello che farò io e che consiglio agli altri di fare è cuocere per la prima mezz'ora, massimo 40 minuti circa, a 220 gradi, quindi temperatura molto forte, in forno statico la porchetta perché si inizia a formare la crosta e poi andare in caduta termica, ovvero abbassare la temperatura fino a 160 gradi per proseguire la cottura nelle ore successive. Però io so che ci vorranno più o meno dalle 3 alle 5 ore di cottura, ma voglio essere più preciso possibile, ovvero quando andrò a togliere la porchetta dal forno dopo la prima fase a 220 gradi, andrò a togliere l'alluminio e inserirò una sonda termometro, fino al cuore. Approfitterò di uno dei tagli che ho fatto, arriverò al cuore e terrò d'occhio la mia porchetta fino a che non arriverà alla temperatura di 70-72 gradi, perché è la temperatura a cui la carne di maiale può ritenersi cotta. In generale, per la nostra porchetta a 160 gradi in forno, ci vorranno dalle 3 alle 5 ore. Bene, a questo punto vado ad infornare. Una volta che la porchetta sarà in forno, andrò a mettere un po' d'acqua sul fondo della teglia. Eccoci, sono passati 40 minuti a 220 gradi. Temperatura molto forte, la cotenna ha già cominciato a brunirsi, posso eliminare l'alluminio e vado ad inserire la sonda quanto più possibile al centro. Premo fino a raggiungere il cuore, quindi devo stare più o meno all'altezza dell'arista. Vado ad infornarla e poi potrò collegarla al termometro. Ci siamo, la porchetta è cotta, siamo a 72-73 gradi, per me va benissimo, e ci è impiegato 4 ore e mezza precise e come potete vedere ho ottenuto anche la crosta croccante e soffiata, non a tutti piace, se volete ottenerla basterà spostarla in prossimità del grill, sotto il grill, per gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, però stando molto attenti a che non si bruci, infatti a me in un piccolo punto una piccola bruciatura l'ha fatta perché si è alzato un riccio di cotenna che è andato molto vicino al grill. Vi faccio sentire il suono croccante che molti ricercano dalla porchetta. Bene,
Un altro dettaglio, nell'ultima ora di cottura, quindi a 3 ore e mezza circa, ho anche acceso la ventola per favorire l'asciugatura della cotenna. Ora farò raffreddare la porchetta per circa un'ora, la sposterò su un tagliere e poi andremo a tagliarla. Ora che la porchetta è raffreddata, è abbastanza comunque calda per andarla a gustare nella maniera migliore. Sono passate circa un'ora e mezza da quando è uscita dal forno. Come sentite, è ancora molto croccante. Guardate, è soffiata benissimo la cotenna sulla parte superiore. Vado a togliere un po' di spago. Ci siamo, eh? Posso andare a tagliare la prima fetta? Eccola qui. Succosa, cotta fino al cuore, succulenta, crosta croccantissima. Buon appetito!